guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, yeah, fooling around in the corner. In their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans will play Creole. Bene, siamo di nuovo in diretta su Radio Roma Futura, V/V, il contenitore di politica e attualità del quinto municipio. Oggi abbiamo ospite Amedeo Trolese, il presidente del Circolo Legambiente Città Futura. Ricordiamo sempre agli ascoltatori che è possibile inviare domande alla nostra email v/v@gmail.com o sulla pagina Facebook Radio Roma Futura. Perfettamente. Allora Stefano, fai questa benedetta e santissima domanda da Amedeo che avevi accennato prima. Allora sì, in realtà è stata già accennata prima, si parlava
sia per la mobilità sostenibile, sia per i rifiuti che, oltre agli interventi dell'amministrazione, comunque devono favorire questo processo, sia per snellire il traffico, l'inquinamento, sia per passare anche rapidamente a una raccolta differenziata, ma tutto ciò parte poi anche dall'istruzione delle persone, dall'informazione, dalla scuola. C'è una situazione in alcuni casi drammatica, proprio degli edifici scolastici, e penso che quando un bambino, un ragazzo deve rimanere a casa perché la scuola non è sicura, penso sia una sconfitta per tutti, per tutte, no? Per tutto il paese. Quindi cosa facciamo per queste scuole? Hai detto benissimo, gli edifici scolastici non devono stare mai chiusi perché sono fatiscenti, perché non possono ospitare le lezioni, non possono ospitare la vita di chi va a scuola, di chi va a apprendere, di chi va a crescere, quindi ed è una sconfitta, hai detto benissimo, hai usato benissimo i termini. Noi, come dicevamo prima, come Lega Ambiente abbiamo forte e chiaro il tema della formazione e dell'informazione, della formazione in questo caso. E partiamo dal fatto che gli edifici devono essere sicuri. Sappiamo perfettamente, perché all'interno della nostra campagna, che è Non ti scordar di me, noi monitoriamo tutti gli edifici scolastici e sappiamo che la situazione è molto molto deficitaria in tutto il paese, e quindi Roma non è da meno. Bene ha fatto il Presidente del Consiglio a mettere tra i suoi capisaldi fondamentali di formazione del governo e di attività del governo la manutenzione e la riqualificazione degli edifici. Noi chiediamo che vengano fatti dal punto di vista sostenibile, e quindi che le materie prime che vengono utilizzate per riqualificare gli edifici siano sostenibili, siano ecologiche, che si utilizzi il risparmio energetico, l'efficienza energetica, i pannelli fotovoltaici, tutto ciò che riguarda una edilizia di qualità, perché questo è l'altro tema importante. Si parla della crisi dell'edilizia, quando noi abbiamo un patrimonio pubblico, perché le scuole sono un patrimonio pubblico, che è fatiscente. Mettiamo mano, e quindi, alla riqualificazione degli edifici scolastici in primis, attraverso la sostenibilità, e quindi l'utilizzo delle tecniche di sostenibilità, e quindi del quello che noi chiamiamo il cemento buono, perché noi usiamo anche non soltanto criticare il consumo di suolo attraverso il cemento, ma noi sappiamo che il cemento può essere anche buono, può essere anche importante e fondamentale per la vita di tutti i giorni. Questo e quindi la parte che ne so strutturale, quindi la parte dell'edificio scolastico che deve essere a norma, che deve essere efficiente, che deve essere efficace, che deve contenere poi la migliore didattica possibile, perché noi riteniamo che la migliore didattica possibile per far crescere nuove generazioni, soprattutto ammirando le grandi bellezze di questo nostro paese, di questa nostra città, di questi anche nostri territori, perché io torno a ripetere, i nostri territori, il territorio del quinto municipio, il sesto e il settimo insieme, hanno delle potenzialità storico-archeologiche di tutto rispetto, ma proprio anche a livello europeo, posso dire, di tutto rispetto. Durante il Giubileo i tedeschi venivano a vedere le catacombe di San Marcellino e Pietro, perché San Marcellino e Pietro sono venerati in alcuni land tedeschi, questo per dirne una. E, tornando alla domanda iniziale, una scuola sicura, per una didattica sicura. Io poi non mi addentro sui temi della didattica, perché non è il campo mio, manca Luciano Ventura che è il responsabile formazione di Lega Ambiente, che è uno dei soci fondatori del circolo, che poteva dire molto di più da questo punto di vista. Qua potrebbe essere motivo e spunto per un'altra trasmissione, se ci invitate. Noi vi ringraziamo veramente dell'opportunità che ci avete dato. Bene, l'altra domanda è sull'urbanistica. Tu sai che ne abbiamo parlato tanto in questa radio con i nostri ospiti. C'è stata la moratoria da parte del Presidente Palmieri e la sua giunta del Consiglio. Intanto ti chiedo
come avete visto voi come Lega Ambiente presa d'atto da parte del Municipio 5 sull'urbanistica e quindi il loro tentativo di stoppare e fermare ogni tipo di costruzioni ulteriori a quelli oltre il piano regolatore. Però Lega Ambiente cosa pensa intanto di questo piano regolatore e di quello che succede in questo municipio? Perché finché era sesto, insomma, la situazione delle costruzioni era veramente minima, ma con l'acquisizione, l'unificazione dei due municipi c'è stato un aumento della possibilità di cubature. Allora, subito diciamo che per noi l'opzione cemento zero è l'opzione più importante. Ha fatto bene Palmieri a farla propria e quindi a trasmettere al Consiglio Comunale quelle che sono le indicazioni della sua giunta e del suo consiglio, e quindi noi non possiamo che applaudire questo tipo di atto pubblico. Cosa noi pensiamo del piano regolatore? Noi siamo stati parte come Legambiente Lazio, siamo stati parte fattiva dell'operazione piano regolatore, perché chiaramente pensiamo che un tema così importante come l'urbanistica, che è fondamentale per una città, non possa non avere regole. Non era il piano regolatore più bello del mondo possibile, perché ha tenuto conto di tutta una serie di interessi che girano intorno al tema, che poi è purtroppo a Roma è il tema del mattone, perché nelle altre città europee, tu citavi Barcellona, ma possiamo farne decine e decine di altri casi di città europee del nord Europa, del centro e nord Europa, il piano regolatore dell'urbanistica prevede tutto, prevede i parchi, prevede il trasporto, prevede tutte le infrastrutture, i servizi, prevede tutto ciò che riguarda la vita di una città. Da noi si vede soltanto il tema del palazzo, del palazzinaro, del consumo del suolo, del cemento buttato lì, come direbbe Guccini, con malagrazia naturale. Cioè, questo che poi è il, purtroppo ci fa sentire una città di serie B, perché nelle altre città si parla di urbanistica tout court, in senso generale, di quello che può essere un'opportunità per la città. Da noi invece si parla soltanto di cubature, palazzine e compagnia cantando, poi tra l'altro pure brutte, fatte male, non tenendo conto dell'efficienza energetica, di tutto ciò che riguarda la sostenibilità e quant'altro. Teniamo conto che in città noi abbiamo 250.000 appartamenti vuoti, abbiamo una città grande come Arezzo di capannoni vuoti. Credo che costruire ulteriormente sia una follia, e soprattutto per un territorio come questo del Municipio Quinto, perché ha assorbito in sé il sesto municipio, che ha una densità abitativa pari alle grandi città del sud-est asiatico. Qui ci sono tanti abitanti quanti ci stanno in alcune grandi città del sud-est asiatico, che sappiamo che megalopoli sono. È vero che nell'ex settimo municipio ci sono tante aree libere, ma detto questo non è perché sono aree libere noi ci dobbiamo andare a costruire. Andiamo a farci un giro sui capannoni dell'ex settimo municipio e vediamo quante attività ci sono ancora dentro e quante invece sono vuote. Su Roma ci sono 250.000 appartamenti vuoti, non sono neanche dati nostri, sono dati della CGIL. Cioè, c'è un potenziale già costruito che può essere rimesso nel mercato, che può essere riutilizzato. Ma invece venendo conto sul fatto che gira sempre voce non si costruisce più, la crisi del mattone e quant'altro, noi abbiamo una città che deve essere profondamente rigenerata dal punto di vista urbanistico. I nostri palazzi perdono acqua, sono inefficienti dal punto di vista energetico, quindi disperdono calore, disperdono energia. È lì invece che noi dobbiamo lavorare, è lì dobbiamo creare una classe operaia, una nuova classe operaia professionalmente preparata ad affrontare le grandi sfide di questo millennio, e cioè quindi l'efficienza energetica, il risparmio energetico, l'uso delle energie alternative, l'efficienza termica, l'uso e il riuso dell'acqua. Questa è la grande sfida che noi abbiamo davanti. Noi non abbiamo più una sfida di consumo di suolo. Bene ha fatto l'assessore Caudo, quando è venuto nel territorio qualche settimana fa, a parlare di rigenerazione e riqualificazione dei territori.
Noi abbiamo detto, gli abbiamo fatto un'apertura, una cauta apertura, perché chiaramente ormai siamo stati scottati per tanti anni da questo punto di vista qua. Lui mi è sembrato molto di avere molto chiara l'idea di città che vuole, no? Vuole una città rigenerata e riqualificata. Io credo che spazio per questo tipo di